La direzione dell'UL7 Pedemontana la definisce in una nota forte integrazione fra ospedali sul versante dell'epidemia da Covid, ma di fatto la crescita del numero di pazienti contagiati sta portando la dirigenza verso la scelta di concentrare la maggior parte dei pazienti Covid nell'ospedale dell'Alto Vicentina. Una scelta che finora il direttore generale Bramezza aveva cercato di evitare, che ha scatenato le polemiche con alcuni esponenti bastanesi come il capogruppo Lega in Regione Nicola Finco, a scaricare anche i numerosissimi pazienti bassanesi sull'Alto Vicentino per rispondere adeguatamente all'ulteriore e significativo incremento dei contagi che ha superato la soglia dei 1000 casi quotidiani. L'UL7 si prepara a far fronte ad una probabile crescita dei ricoveri. Presso l'ospedale di Sant'Orso saranno attivati ulteriori 20 posti letto Covid che si aggiungono ai 68 attualmente previsti. Parallelamente saranno aggiunti ulteriori 2 posti letto in terapia intensiva per un totale di 14, fermo restando la possibilità di arrivare fino a 20. Il provvedimento comporta una riduzione della capacità di accoglimento dei pazienti con patologia non Covid in ambito internistico. Pertanto è stata prevista una redistribuzione dei ricoveri di area medica nei 3 ospedali dell'azienda, che continueranno a collaborare in maniera integrata.